di 13 milioni di euro a carico dell'imprenditore Michele Licata, che opera nel settore alberghiero e in quello della ristorazione, chiamato ora a rispondere di evasione fiscale e truffa allo Stato. È stato eseguito oggi a Marsala dai militari della Guardia di Finanza. Nel mirino somme di denaro, quote societarie, beni mobili ed immobili. Nell'ambito dell'inchiesta sono indagate altre 13 persone, tra cui le figlie dell'imprenditore, Clara Maria e Valentina. Licata, dopo aver ereditato dal padre Mariano la gestione del ristorante e sala ricevimenti Delfino, è poi riuscito a creare altre strutture anche nel settore alberghiero, tra cui il Delfino Beach e il Baglio Basile di Petrosino. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Alberto Di Pisa e dal sostituto Nicola Scalabrini, riguardano fatti avvenuti tra il 2006 e il 2013. Indagate per false fatturazioni verso le società del gruppo Licata sono imprenditori del settore delle costruzioni e del commercio. Secondo gli investigatori sarebbero state evase imposte per oltre 8 milioni di euro, mentre i finanziamenti pubblici illecitamente percepiti sono oltre 4 milioni di euro.